Ora si Senti, che registrerà la conferenza. buonasera a tutti. Diamo inizio a questo consiglio comunale. Saluto il sindaco, gli assessori, i consiglieri, sia quelli presenti che da remoto e il pubblico che ci segue. Passo la parola al segretario comunale per l'appello. Di Stefano, Bonato, Cagliani, Calini, Presente. Boccetti, Presente. Cupido, Foggetta, Garotta, Gatti, Ghezzi, Amdi, Maderloni, Milazzo, Molteni, Montrasio, Nigro, Pagani, Pastorino, Pini, Presente. Pogliaghi, Recupero, Romano, Turolla, Valsecchi, Vincelli. Presente, buonasera. Ciotto presente. Aiosa, Fiorino, La Miranda, Presente. Lanzoni. Presente. Nisco, Paterna, Pizzocchera, Abbiamo il numero legale, possiamo proseguire. Ci alziamo in piedi per l'inno nazionale. Procedo con la nomina dei tre scrutatori, Recupero, Molteni e postazione Garotta. Scusa, ho avuto un attimo di. Allora, prima di iniziare questo consiglio comunale, appunto il consiglio comunale stesso e l'ufficio di presidenza intendono esprimere massimo cordoglio per le vittime civili di Mosca e di tutte le guerre in corso, condannando ogni forma di terrorismo. Ci raccogliamo in un minuto di silenzio, grazie.
Grazie a tutti. Prima di iniziare questo consiglio comunale, mi chiedeva la parola la consigliera Pastorino. Prego, le la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, buonasera anche a chi ci segue da casa. Nel mio ruolo di vicepresidente del Consiglio Comunale volevo rilasciare due comunicazioni. Allora, la prima, innanzitutto vi sarete accorti che mancano alcuni consiglieri comunali, capogruppo anche di alcuni gruppi importanti dell'opposizione, che non sono a casa, ma stanno seguendo un consiglio comunale aperto. Aperto a chi? Aperto a delle persone, che dai cittadini naturalmente, che vivono nella casa albergo e che hanno pensato di fare inizialmente un presidio dalle ore 19 questa sera e successivamente comunque una sorta di consiglio comunale aperto, dove naturalmente potevano intervenire insieme anche ai consiglieri comunali. Potevano fermarsi anche quelli della maggioranza, sinceramente. Detto questo, invece, la seconda comunicazione che volevo fare è quella che una delegazione, cioè ci è stato chiesto, ma insomma trovo anche giusta insomma questa procedura, di ricevere una delegazione di queste persone che vivono nell'attuale casa albergo, di riceverle in consiglio comunale in modo che possano anche, voglio dire, parlarci delle ragioni della loro protesta. Quindi chiedo proprio questo a lei, Presidente, se ci fosse la possibilità insomma di trovare il modo insomma di poterli sentire proprio questa sera in consiglio comunale. Grazie. Grazie a lei. In merito, naturalmente non entro nel merito dell'oggetto, dell'importanza eventualmente di una qualsiasi manifestazione organizzata. Il Consiglio Comunale, mi preme sottolineare, che ha delle funzioni ben precise, delle prerogative ben determinate, un ordine del giorno anche prestabilito. Quindi invito sempre, naturalmente, chi fa queste manifestazioni, ripeto, a prescindere dall'argomento, a vedersi nelle apposite sedi con naturalmente i dovuti referenti coinvolti in quello che è eventualmente l'oggetto della manifestazione stessa, naturalmente di non farlo nell'ambito di un consiglio comunale che, ripeto, ha ben altre funzionalità e un ordine del giorno prestabilito. Pertanto diciamo, rivolgo l'invito, eventualmente terminato e chiuso il consiglio comunale, se qualcuno della maggioranza, dell'amministrazione al di fuori del comune vuole incontrare qualche delegazione o qualche rappresentanza, libero di farlo, però nell'ambito del consiglio comunale, ripeto, non è fattibile farlo. Presidente, mi scusi, una precisazione, non è che la mia è stata una richiesta così strampalata, ma è stata una richiesta dettata anche dal fatto, insomma, di una certa urgenza di capire quali sono le posizioni da parte sia del comune, ma soprattutto da parte dei... Ci sono dei... parole opportune, chiaro messaggio. E poi ecco, è una richiesta data anche dal fatto che comunque era un po' una consuetudine. Poi va bene, lei mi dice che naturalmente il Consiglio Comunale è adibito ad altro, però ascoltare magari i cittadini che avevano anche delle richieste da fare. Mi ricordo anche la protesta degli agenti di polizia locale, che poi sono stati ricevuti comunque in aula consiliare. Comunque va bene. Grazie. Chiarissimo il messaggio, ripeto, ci sono dei luoghi, dei tavoli, delle sedie preposte, tra l'altro mi risulta anche che ci siano anche già degli appuntamenti prossimi in merito. Prego Gatti, anche se vuole iniziare il consiglio comunale. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Siccome questa sera, come le preannunciavo, sono qui anche invece del consigliere Maderloni, che non è presente, quindi in qualità di capogruppo del PD, vorrei fare questa richiesta alla Presidenza, cioè di richiedere una sospensione di qualche minuto, così che i capigruppo di tutte le forze politiche si possano confrontare e valutare la possibilità di essere noi
sospendendo per qualche minuto il Consiglio Comunale, a scendere e ad ascoltare il presidio, visto che mi pare che non sia stato valutata la possibilità che siano i membri del presidio a salire in Consiglio Comunale. Nel quel caso chiederei anche di mettere ai voti questa proposta, ascoltando eventualmente un parere favorevole ed uno contrario, se ce ne fossero. Grazie. Guardi, grazie. Io non ho difficoltà, ripeto, a ripetere e a rispondere in merito. Il Consiglio Comunale ha un ordine del giorno prestabilito. Sì, ma se la sospensiva, adesso sentiamo anche il parere del segretario, ma se la sospensiva viene chiesta su una questione all'ordine del giorno, penso che sia una determinata questione. Qui stiamo parlando di sospendere il Consiglio Comunale per una questione che non è all'ordine del giorno, non è all'interno del Consiglio Comunale. Dopodiché, sentitemi qualche secondo. Confermo quanto giustamente mi riporta il segretario. Una qualsiasi azione all'interno del Consiglio Comunale, come una sospensione, deve essere legata a un punto dell'ordine del giorno. Pertanto, date le dovute spiegazioni, procederei appunto con le delibere all'ordine del giorno. Grazie. Partiamo con la prima proposta di delibera, variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con contestuale applicazione dell'avanzo presunto di amministrazione ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Approvazione, prima variazione, al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2024-2026 e al programma dei lavori pubblici 2024-2026. Non mi risultano relatori di commissioni, passo pertanto la parola al signor Sindaco Di Stefano per la presentazione della delibera. Sì, grazie, grazie signor Presidente, buonasera a tutti i consiglieri presenti e collegati. Allora, per quanto riguarda la variazione di bilancio di previsione con prima variazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, c'è stata la necessità di apportare variazioni al bilancio e agli obiettivi, applicando un avanzo vincolato presunto per 69.606 euro in parte corrente, di cui 48.000 accantonati per compensi professionali ai dipendenti dell'avvocatura per cause vinte con spese compensate in base al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, 7.349 euro per contributo regionale alle famiglie per l'eliminazione delle barriere architettoniche e 13.873 euro come contributo statale per iniziative sulla legalità. Tra maggiori entrate, maggiori uscite, minori entrate, minori uscite, c'è l'equilibrio di bilancio. Le principali variazioni in parte corrente: abbiamo maggiori entrate come contributo regionale da servizi di assistenza educativa alunni disabili per 123.700 euro, contributo regionale fondo sull'autismo per 24.400 euro, un'altra maggiore entrata come contributo regionale al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per 64.000 euro, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, percorsi di autonomia per persone con disabilità 185.000 euro, sempre di maggiori entrate che poi sono partite di giro, maggiori entrate per canoni locali di stabili diversi per euro 139.000 euro, maggiori entrate per tumulazioni e stumulazioni per 150.000 euro. Le maggiori spese corrispondono al netto delle coperture, diciamo, del finanziamento dei fondi regionali e statali che sono vincolati, incarichi Agenzia delle Entrate per perizie estimative per 15.000 euro, incarichi professionali per sedi istituzionali, edifici servizi abitativi provvisori, scuole elementari, edifici pubblici per complessivi 76.000 euro,
maggiori spese per aree verdi 40.000 euro e manutenzione, maggiori spese a fornitura testi scolastici 13.000 euro, maggior contributo gli oneri agli oratori estivi, per l'attività degli oratori estivi 20.000 euro, maggiori spese condominiali edilizia residenziale pubblica 110.000 euro, maggiori spese contributi alloggi edilizia residenziale pubblica 40.000 euro, contributo di solidarietà per le palestre per compensare i costi di chi va in quelle della città metropolitana che hanno dei prezzi decisamente differenti rispetto a quelli del comune di Sesto 20.000 euro, il sostegno alla disabilità 25.000 euro, supporto gestione e rendicontazione ufficio di piano 55.000 euro, incarico per piano sicurezza e eventi istituzionali 5.000 euro, maggiori spese per indagini ambientali 38.000 euro, maggiori spese per servizi cimiteriali 242.000 euro, maggiori spese per acquisto materiali e manutenzione economica degli stabili comunali 15.000 euro, rimborso quota ammortamento mutuo scuola Oriani 103.700 euro. La parte invece in conto capitale sono 60.000 euro di una maggiore entrata alle sanzioni urbanistiche sulla demolizione, rimesse, ripristino delle opere abusive, 112.750 euro, maggiore spesa per l'acquisto delle attrezzature informatiche per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, contributo ministeriale del PNRR, 500.000 euro per maggiore entrata, contributo regionale per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento biblioteca Villa Visconti d'Aragona, 998.900 euro, maggiore entrata PNRR per adeguamento biblioteca centrale e scuola primaria Marzabotto, 754.960 euro, maggior spesa del mutuo per finanziare l'adeguamento sismico strutturale dell'antincendio e efficientamento della scuola primaria Oriani. Occorre inoltre aggiornare contestualmente il documento unico di programmazione, la sezione operativa relativa al programma triennale dei lavori pubblici per adeguare l'importo del mutuo da richiedere a Cassa Depositi e Prestiti e il piano delle alienazioni e valorizzazioni per inserire l'inserimento di porzione di area richiesta da rete ferroviaria per l'accesso dei mezzi pesanti alla propria sottostazione adiacente in via Villa. Modificare il valore dei seguenti beni: area di convenzione urbanistica edilizia convenzionata via Marie Curie, immobili ex Cinema Apollo, via Marelli, Buozzi. Modifica dell'importo di alienazione dei beni per allineamento dei rispettivi valori con l'ultima gara espletata, cessione, costituzione di diritti reali, quali diritti di superficie o di servitù, aumento dell'importo previsto di alienazione dei beni per le richieste pervenute maggiori di quelle preventivate. L'inserimento dei beni già presenti nel precedente piano alienazioni e valorizzazioni 23-24 e non indicati nel PAV per errore materiale. Sulla base di questo si impegna il Consiglio Comunale ad approvare la prima variazione di bilancio. A questo è anche allegato il parere del Collegio dei Revisori, che esprime parere favorevole. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. A questo punto apro la discussione in merito. Ricordo i tempi: 10 minuti per ogni consigliere più 10 minuti raddoppio tempo. Vi chiedo di prenotarvi nel caso con alzata di mano affinché possa giustamente vedere chi intende intervenire. Prego. Prego Gatti, a lei la parola. Grazie Presidente, rompo il ghiaccio. Allora, io sono abbastanza contento da questa variazione di bilancio, fondamentalmente per un motivo, perché dà ragione a quello che il gruppo del Partito Democratico ha detto durante la discussione del bilancio di dicembre, cioè che mancavano dei grossi pezzi.
dei pezzi che dopo 3 mesi arrivano, non perché abbiate moltiplicato pani e pesci, ma semplicemente perché sono arrivata alla certezza di quei trasferimenti statali, di quei finanziamenti regionali, di quelle risorse del PNRR, che quando è stato fatto il bilancio di previsione il 19-20 dicembre non avevate. E da qui il fatto che vantarsi di aver fatto un bilancio il 20 dicembre, quando il 22, ma ne eravamo già tutti a conoscenza il 20, veniva spostato il limite massimo per fare il bilancio preventivo al 15 marzo, quindi praticamente la settimana scorsa, era più un esercizio di stile che avete potuto vendere con dei fantastici comunicati dicendo di quanto era virtuoso, positivo e ricco il bilancio di sesso da permettervi di chiuderlo a dicembre, ma nei fatti noi ci troviamo qua a fine marzo a doverlo pesantemente, a doverne pesantemente rimettere mano. E questa cosa è chiara ed evidente nel momento in cui nelle entrate si vedono dei trasferimenti, mi piace provocare l'ilarità dell'assessore, però starei parlando io, si vedono dei trasferimenti che era evidente che sarebbero stati a bilancio nel 2024 e che quindi abbiamo dovuto fondamentalmente aspettare di inserire, ma anche delle spese che io mi chiedo come aveste pensato che non fossero utili o non fossero necessarie durante il bilancio preventivo. Ma voglio partire da un'entrata, da una maggiore entrata, praticamente l'unica maggiore entrata di cui è in qualche modo responsabile il comune di Sesto San Giovanni, cioè il valore di maggiore entrata per l'addizionale IRPEF di euro 450.000. Quindi fondamentalmente rispetto, spiego per chiarezza, alla valutazione che è stata fatta a dicembre, oggi noi ci troviamo con questa disponibilità aggiuntiva, e mi viene da dire meno male, ovviamente è un dato positivo, ma secondo me ci mette nella situazione altrettanto positiva di poter dare seguito, di poter dare gambe a quegli ordini del giorno presentati dal Partito Democratico, ma assunti dal sindaco e quindi condivisi dall'amministrazione comunale, che chiedevano appunto di agire per il preventivo del 2025 proprio sull'aliquota addizionale IRPEF del nostro comune, in due modi, lo ricordo per correttezza, cioè sia valutando la possibilità di alzare la soglia di esenzione da 12, nella nostra ipotesi, ad almeno 15.000, e secondariamente anche di prevedere, come avviene già in tanti comuni, anche della provincia metropolitana, ma in generale in tanti comuni, di prevedere non un singolo scaglione, tra l'altro nel nostro caso pure con la massima aliquota possibile, ma più scaglioni con aliquote crescenti che rendano più graduale il pesare dell'IRPEF sui cittadini se stessi. Mi era stato detto che l'idea era condivisa, condivisibile, e che l'amministrazione avrebbe potuto lavorare in questa direzione mantenendo il punto fisso dell'equilibrio di bilancio, benissimo. Se c'era equilibrio di bilancio a dicembre, dove non prevedevate l'entrata di questi 450.000 euro, io mi aspetto a questo punto, con un buon grado di ottimismo, che queste due ipotesi vengano rese realtà nel preventivo del 2025, perché avete evidentemente più le mani più libere di quanto potevate presumere a dicembre, e quindi se a dicembre era auspicabile, oggi con 450.000 euro in più di maggiori entrate in addizionale IRPEF, direi che è quasi doveroso capire come agire per una maggiore equità fiscale nella nostra città. E vado avanti e vorrei parlare di un tema che in realtà è uscito fuori anche in commissione, ovvero delle maggiori spese per i servizi cimiteriali per 242.000 euro. Io, leggendo questa voce durante la commissione, non mi capacitavo di come un comune potesse non essere consapevole a dicembre di una cifra così ingente richiesta in più rispetto a quanto già stanziato. Ovviamente mi è stato risposto durante la commissione che non è proprio così, cioè che si sapeva che di questi soldi ce n'era bisogno e che si sarebbe agito in corso d'anno. Ecco, mi sembra questa, detta in commissione questa cosa, la prova non di una mala gestione, non di una... Di qualcosa che non vada, perché oggi abbiamo la fortuna di avere la possibilità di utilizzare queste risorse, di metterle su un servizio che è di primaria importanza e quindi ben venga, ma ancora una volta come chiudere
almeno per quest'anno, chiudere il bilancio a dicembre sia più stato un esercizio di stile che qualcosa che ha fatto il bene della città. Un altro tema che mi piacerebbe sollevare, di cui si sta parlando tantissimo in Lombardia di questo periodo, e purtroppo non si può dire che la nostra città sia un esempio positivo, cioè quello per l'attenzione nei confronti delle persone con disabilità. Purtroppo noto, ne avevamo parlato anche in un consiglio qualche settimana fa, come in Lombardia, in una commissione, scusate, come in Lombardia in questi mesi si è andato a calare il contributo che viene dato da Regione Lombardia alle famiglie delle persone con disabilità e ai caregiver. Però voglio salutare con positività la voce che dà soldi fondamentalmente del PNRR per i percorsi di autonomia per le persone con disabilità, assegna 185.705 euro. È una cosa che come gruppo del Partito Democratico ci trova molto, molto felici, che ci fa piacere che sia così. Ovviamente facciamo notare che sono trasferimenti del PNRR, quindi bloccati su questo, e che il finanziamento prima su questa stessa voce era zero. Quindi bene che ci sono, ma forse il Comune di Sesto può fare di più in futuro. L'ultima voce su cui mi voglio concentrare è una voce che non c'è, ma che mi aspetto che durante l'anno possa entrare eventualmente, cioè un altro degli ODG che abbiamo presentato durante il bilancio di previsione a dicembre era quello che chiedeva non solo di dare seguito a quello che noi avevamo chiesto sul tema della salute mentale, che era stato condiviso con una mozione, poi con degli emendamenti al DUP e quindi inserito nel DUP da tutto il Consiglio Comunale, anche che gli venissero date le gambe, la solidità economica per poter crescere. Ora, non ci sono in questa variazione di bilancio, come dicevo, delle variazioni in tal senso, non abbiamo modo di sapere se sia perché l'amministrazione ritiene che non ci sia bisogno di risorse aggiuntive, nel qual caso forse è opportuno confrontarsi, ma è una cosa su cui ci aspetteremmo che, data se ci fosse la possibilità, in una prossima variazione, siamo sicuri, visto lo storico di questa giunta, che di altre variazioni durante l'anno ne incontreremo, ci possa essere anche una maggiore attenzione verso un tema così importante. Vado a chiudere il mio intervento, non so esattamente quanto sia stato nei tempi, nel caso chiedo il raddoppio, semplicemente facendo notare come questa sia nei fatti, adesso non ho avuto modo di citare tutti i finanziamenti per le scuole o per altri progetti molto importanti per la nostra città, sia di fatto una variazione che arriva ad inizio anno, praticamente, molto molto importante proprio in termini assoluti. C'è stato uno scambio di mail tra il capogruppo Maderloni e i tecnici in cui si valutava addirittura l'impatto percentuale di questa variazione sul totale della spesa corrente, e non era poco, era una percentuale consistente, del fatto che forse, dato che la legge lo permette, dato che lo Stato lo consente, in futuro un posto in meno nel dire quanto si è bravi a consegnare il bilancio a dicembre e qualche settimana in più per aspettare che lo Stato e la Regione compilino e chiudano i loro bilanci, perché poi la differenza è tutta lì, fa la differenza su avere magari il bilancio votato a dicembre ma poi corretto pesantemente a marzo e magari poterlo approvare non certo alla scadenza ma magari qualche settimana prima già completo. Grazie. Grazie a lei. Gatti, ci sono altri interventi in aula? Prego Pogliari. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Brevissimo intervento a commento di quanto detto fino ad ora. Siamo felici che l'opposizione sia contenta della variazione di bilancio. Provo a rispiegare una cosa su cui sono già intervenuto a suo tempo quando è stato redatto a dicembre e approvato il bilancio. Il bilancio fatto a dicembre vuol dire innanzitutto partire da gennaio distribuendo correttamente tutte le spese, e vengono messe a bilancio evidentemente le voci finanziate. Quindi meglio fare un bilancio a dicembre sostanzialmente e poi correre 3 mesi dopo ad una variazione di bilancio, e ce ne saranno altre, speriamo tutti, perché tipicamente le variazioni di bilancio sono per
aspetti positivi, per coprire nuove investimenti sulla città per i cittadini, come abbiamo sentito fino ad oggi, anche voi ne avete dato riscontro positivo, e poi ritrovarci qua a approvare una variazione e portare a casa altri pezzi per i cittadini, piuttosto che lavorare con 3-4 mesi di ritardo, dove nei primi 3-4 mesi si lavora su una proiezione che evidentemente non è quella reale, non è quella che permette di muovere tutte le carte da subito. Ricordiamo che gli interventi sull'anno sono sempre fatti in estrema corsa e quindi serve il tempo che siano finanziati il prima possibile. Noi movimenti, ovvero sia mettere voci non finanziate, non lo facciamo, probabilmente era un'abitudine precedente, non è il nostro modo. Grazie. Grazie a lei, Pogliaghi. Altri interventi? A questo punto chiudo la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Città in Comune assente, ne mettiamo Sesto assente, Alleanza Verdi Sinistra assente, Lega Salvini Premier Pini. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Forza Italia Cupido. Grazie Presidente, voto favorevole. Partito Democratico Gatti. Grazie Presidente, prendo parte di questi due minuti per rispondere alle affermazioni che hanno seguito il mio intervento. Mi è chiaro, peccato che vengano anche finanziate delle cose molto importanti in questa variazione, delle cose che erano manchevoli nel bilancio di dicembre, quindi non è che il bilancio di dicembre fosse autoconclusivo, non ci fosse il bisogno di questa variazione, si andava ad aspettare questa variazione, quindi si poteva probabilmente aspettare qualche settimana in più e non a marzo, ma a gennaio o febbraio presentare un bilancio più consapevole, anche per dare risposta a quei bisogni che qui voi stessi dite che hanno bisogno di risposta, come l'attenzione per il contributo per le persone con disabilità, come la maggiore spesa per la pulizia del verde, come un aiuto alle attività degli oratori, come una spesa aggiuntiva per la fornitura di testi scolastici per gli alunni, tutte cose che se un'amministrazione vuole fare, sa di volerlo fare da molto prima, quindi stava aspettando le risorse e ha voluto correre per fare il bilancio. Detto questo, ovviamente il quadro in cui si insiste questa variazione del bilancio, abbiamo già espresso la nostra contrarietà durante il voto di dicembre e nel quadro complessivo il nostro parere ovviamente non muta. Questa variazione, per le motivazioni che abbiamo detto durante la discussione, ha tuttavia una serie di passaggi positivi per cui il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Gruppo Misto Vincelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. E capisco che il PD non sa come si gestisce un bilancio, né preventivo né consuntivo. La cittadinanza purtroppo si è accorta chiaramente sulla sua pelle. E maggiori entrate dovute ai trasferimenti benvengono, ma sarà per voi, cioè per il PD, sempre opinabile sia oggi che in futuro. Invece è una normalità all'interno chiaramente di un bilancio che inizia il 1 di gennaio e chiude il 31-12, se no non avremmo potuto iniziare chiaramente a spendere dal 1 di gennaio determinate spese. E ad ogni modo noi moderati del gruppo misto siamo favorevoli a questa delibera. Grazie. Abbiamo Sesto Molteni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il nostro voto sarà sicuramente favorevole anche perché, per quanto già detto e per quanto esternato poi da tutti i relatori finora, non mi sembra che ci siano da ravvisare delle mancanze o delle difficoltà in tal senso. Per cui ribadisco, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Fratelli d'Italia, Turolla. Grazie Presidente, voto favorevole. Di Stefano Sindaco Pogliaghi. Grazie Presidente, voto favorevole. Passiamo a questo punto alla votazione della delibera per alzata di mano. Iniziamo dall'Aula. Favorevoli? Contrari?
Astenuti? Da remoto, consigliere Calini? Favorevole. Consigliere Vincelli? Favorevole, grazie Presidente. Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti, la delibera viene approvata. Procediamo per la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Da remoto, consigliere Calini? Favorevole. Consigliere Vincelli? Favorevole, grazie Presidente. Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti abbiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Passiamo a questo punto alla seconda proposta di delibera all'ordine del giorno, avente ad oggetto ratifica deliberazioni di giunta comunale numero 21 del 12 febbraio 2024, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Non mi risultano relatori di commissione, passo la parola al sindaco per la presentazione. Sì, grazie Presidente. Vista la relazione pervenuta dal direttore area servizi ai cittadini politiche giovanili che è allegata alla delibera, il comune di Sesto ha deliberato, la giunta comunale ha deliberato la numero 114 del 2023, aderendo al bando regionale Lombardia, la Lombardia dei giovani 2023, dove Regione Lombardia metteva a disposizione un finanziamento, il progetto Azione Generazione, per un valore complessivo di 74.000 euro, di cui 50 contributo regionale e 24 cofinanziamento locale. La quota di acconto del contributo regionale pari a 15.000 euro da erogare a partner coinvolti, che sono AFOL Metropolitana, Associazione Remind, Associazione Sesto Network, è stata riscossa nell'esercizio 23 e la quota non erogata è confluita, come da principio contabile, in avanzo vincolato per 5.200 euro. Per la realizzazione delle attività del 2024, anche in vista della rendicontazione del bando regionale, occorre riscrivere nel bilancio del 24 la quota di contributo regionale esigibile pari a 35.000 euro, applicare al bilancio di previsione finanziario per il 2024 la quota del contributo confluito in avanzo per 5.000. La suddetta variazione riveste un carattere d'urgenza in quanto serve per attivare gli interventi programmati. Anche per questa delibera è allegato il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Apro la discussione. Chiedo di alzare la mano chi volesse intervenire. Non ci sono interventi in aula, a questo punto chiudo la discussione, passiamo alla dichiarazione di voto. Città in Comune assente, Reinventiamo Sesto assente, Alleanza Verdi Sinistra assente, Lega Salvini Lombardia, Pini. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Forza Italia, Cupido. Grazie Presidente, anche il nostro voto è favorevole. Partito Democratico, Gatti. Grazie Presidente, il nostro voto sarà di astensione. Gruppo Misto, Vincelli. Favorevole, grazie Presidente. Amiamo Sesto, Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Fratelli d'Italia, Turolla. Grazie Presidente, voto favorevole. Di Stefano, Sindaco, Pogliaghi. Grazie Presidente, favorevole. Passiamo alla votazione della delibera per alzata di mano. Partiamo dall'aula. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Calini da remoto. Favorevole, grazie Presidente. Consigliere Vincelli da remoto. Favorevole, grazie Presidente.
Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti, l'Aula approva la delibera. Proseguiamo con la terzo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta consigliare del giorno 27 febbraio del 2024. Chiedo all'Aula se ci sono delle osservazioni in merito ai verbali. Prego Gatti. Buonasera Presidente, no, purtroppo la deluderò, non è un'osservazione in merito ai verbali, ma utilizzerò 30 secondi del suo tempo, non di più, per informarla che ho conferito con il mio gruppo, abbiamo deciso di lasciare l'aula dopo il voto delle due delibere, quindi la chiederei d'ora in poi di considerarci assenti per il resto del Consiglio Comunale, perché abbiamo deciso di raggiungere i nostri colleghi all'esterno del Palazzetto Comunale e partecipare al Consiglio Comunale aperto. La ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei per la sua comunicazione. Se non ci sono emozioni, vanno alla discussione comunale, procede. Vi chiedo però di votare almeno questo ordine appunto del giorno. Favorevoli? Da remoto, consigliere Calini. Favorevole, grazie Presidente. Consigliere Vincelli. Sì. Favorevole, grazie Presidente. Il verbale viene approvato. Prendiamo atto che l'intera opposizione non è più presente in aula. Presidente, mi scusi. Presidente. Okay. Le mozioni quindi... Un secondo, chiede scusa. Un secondo solo. Prego. Prego. Ho tenuto conto che naturalmente Laura ha il numero legale, l'ordine del giorno prosegue con la trattazione delle mozioni. Prendiamo atto che naturalmente sono tutte mozioni presentate dall'opposizione a firma di un determinato capogruppo o meno che non è presente in aula e pertanto non potendo presentare le mozioni decadono. Chiamale però. Giustamente. Spiegato la procedura, adesso formalmente elenco le singole mozioni. Mozione presentata dal primo firmatario consigliere Foggetta, avente ad oggetto Giulio Regeni. Non è presente in aula il consigliere capogruppo Foggetta, pertanto la mozione decade. Proseguiamo con la seconda mozione all'ordine del giorno, presentata a primo firmatario consigliere Maderloni, avente ad oggetto proposte a sostegno di un piano di tutela del verde pubblico cittadino per contrastare gli effetti del cambiamento climatico nella città di Sesto San Giovanni. Anche in questo caso il capogruppo Maderloni non è presente in aula e la mozione decade. Signore, un po' d'attenzione, per favore. Terza mozione all'ordine del giorno, presentata dai gruppi consigliari Alleanza Verdi, Sinistra e Reti Civiche, Reinventiamo Sesto, primo firmatario consigliere Foggetta, avente ad oggetto revisione delle direttive e delle linee guida dell'urbanistica cittadina per la transizione ad una mobilità pienamente sostenibile. Anche in questo caso non è presente il capogruppo Foggetta, la mozione decade. Successiva mozione all'ordine del giorno, presentata dai gruppi consigliari di opposizione, primo firmatario consigliera Amdi, mozione avente ad oggetto l'intitolazione di via o parco cittadino ad Anna Stefanova Polisca. Anche in questo caso capogruppo Amdi non è presente in aula, decade la mozione. Penultima mozione, all'ordine del giorno, presentata dai gruppi consigliari di opposizione, primo firmatario consigliera Pagani, avente ad oggetto risorse alla disabilità. La consigliera Pagani non è in aula, pertanto decade anche questa mozione.
Ultima mozione presentata dai gruppi consigliari di opposizione, primo firmatario consigliera Pagani, avente ad oggetto per una cittadinanza inclusiva. La capogruppo Pagani non è presente e decade la mozione stessa. Consentitemi solamente di dire che è legittimo e nel loro diritto fare quello che è stato fatto, lo ritrovo però poco opportuno e irrispettoso per quest'Aula che si era preparata su un determinato ordine del giorno. A questo punto ringrazio tutti, auguro a tutti buona Pasqua, ringrazio anche le forze dell'ordine e tutti i presenti, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie e auguro a tutti buona serata. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie, a voi. Grazie, buonasera. Grazie. Ciao Gian, ciao. Buongiorno.